È bello perché andiamo a giocare a casa da capolista, quindi deve essere un altro motivo in più, oltre ai tanti motivi di questa partita, perché come sappiamo tutti comunque è una partita che qui in città è molto sentita, quindi cercheremo di dare tutto come abbiamo sempre fatto, però cercando di dare quello spirito in più sicuramente che... Per i nostri tifosi, perché sappiamo quanto ci tengono. Tutte partite importanti, però ne hai giocate tante. Riesci a classificare una partita come quella contro la Fiorentina? Cioè, in fin dei conti, sì, è un derby molto sentito per la gente, però tutto sommato, insomma, ci sta tutto. Oppure è una partita davvero così importante e per la tua carriera una delle più importanti che stai giocando? No, è una partita importante, prima penso per la città perché è molto sentita e poi perché comunque giochiamo come detto prima con penso la squadra più penso assieme a Napoli che gioca meglio a calcio, che è una squadra molto forte, difficile da incontrare perché comunque hanno la capacità di palleggio più alta della Serie A di possesso palla, quindi sappiamo che dobbiamo prepararla al meglio con ogni minimo dettaglio perché loro se no ci fanno girare molto. Ed è una delle partite, sì, essendo ormai comunque quasi cittadino impolese, penso che sia una partita molto importante, una delle più importanti. L'altra cosa che ti volevo chiedere, in settimana Prandelli, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha detto se c'è un allenatore che può fermare Sosa è proprio Giampaolo, facendogli ovviamente dei complimenti perché secondo lui è uno dei più preparati, uno dei più studiosi della Serie A in questo momento. Ti chiedo se sei d'accordo. Speriamo che c'è ragione, vuol dire che gli faremo i complimenti che ha anticipato un verdetto. No, sono d'accordo, so che comunque abbiamo un allenatore che prepara bene le partite, quindi sicuramente non andremo impreparati ad affrontare la Fiorentina. Quest'anno stiamo rifacendo bene. E penso che la cosa più bella è che andiamo a giocare sempre su ogni campo senza aver paura dell'avversario, perché aver paura credo di affrontare una squadra è segno di inferiorità e che non hai certezze, invece noi le certezze ce le abbiamo e quindi affrontiamo questa squadra come abbiamo affrontato le altre grandi squadre, sapendo che comunque loro hanno dei valori importanti molto più dei nostri e invece noi dobbiamo cercare con l'organizzazione di, non ti dico di renderla quasi pari, però di metterli in difficoltà. Senti, hai parlato di qualche intoppo fisico in settimana, mentalmente invece come arriva Lempoli a questa partita? Ma mentalmente penso bene perché comunque veniamo da un buon momento. Penso anche con la Juventus, nonostante la sconfitta, abbiamo fatto un'ottima gara e in più dobbiamo mettere secondo me quella rabbia che con la Juventus potevamo non perdere secondo me e dobbiamo essere arrabbiati di non aver portato a casa dei punti. Massimo Lempoli può vincere questa partita? Questo non te lo so dire, spero di sì. Spero di sì perché è quello che cercheremo di fare, di andare a giocarci la partita a viso aperto. Tu hai parlato dell'importanza, no, per la città, per i tifosi e voi date anche l'impressione di sentirla la partita. A Firenze però sembra che non sia tanto così, insomma c'è un po' di snobismo anche da parte dei tifosi, della serie, cioè non ce ne frega niente. E forse anche la squadra, quindi non so se riesce a sentirla, non credo la sentirà come un derby. Questo fatto può darvi forse anche un piccolo vantaggio, cioè il fatto è che comunque per voi sia una partita, dovrà essere una partita molto importante, un derby importante, per loro forse non è così. Questo può essere un piccolo vantaggio per voi. Sì, lo può essere. Speriamo che ci snobbano così magari non entrano concentrati come magari quando giocano con la Juve, con il Milan. Visto che per loro comunque penso non lo sia che la partita più sentita è con la Juve, per noi invece è questa. Quindi noi cercheremo di sfruttare tutte le
le loro incertezze, le loro magari lacune che avranno. Due cose, ciao. La prima è se ti senti un uomo derby, tu quando eri al Siena hai deciso uno o sono due derby contro la Fiorentina. La seconda è, guardando la squadra di Sousa, se c'è un particolare che ti ha colpito, non lo so, la solidità difensiva, un attacco che finalmente riesce a segnare rispetto agli altri anni, cosa ti ha colpito particolarmente? Un uomo derby perché hanno giocato parecchi, quando sia qua a Empoli l'anno scorso e più che altro quando ero a Siena. Ne ho deciso sì uno di derby, però non è... a Firenze non sono mai riuscito a vincere, e quindi spero di riuscirci prima che smetto, che non ho ancora tanti derby da giocare secondo me. E poi dalla Fiorentina mi ha sorpreso più che altro il gioco, perché comunque hanno un gioco che comunque ce l'avevano anche gli altri anni. Poi sai, io penso che ogni annata o ogni partita è sempre una storia a sé, che si possono decidere in tanti modi. Quest'anno magari hanno davanti, oltre comunque hanno un grandissimo, hanno preso un buon giocatore che magari in tanti non si aspettavano che facesse così bene, e invece sta facendo grandi cose. L'anno scorso avevano comunque Gomez, che non era uno degli ultimi, che però negli anni di qua che ha passato la Fiorentina è stato secondo me anche sfortunato dai tanti infortuni che ha avuto, però è sempre stato un grande giocatore. Quindi io penso che qua la differenza, l'anno scorso magari Gomez è stato meno, più sfortunato, e quest'anno non dico che è più fortunato l'altro, però oltre ad essere un grande giocatore magari girerà più davanti e riescono a fare più gol. Con quale arma si può impensierire la Fiorentina? Ma io penso che la nostra arma è quella di andare in campo da squadra compatta, organizzata, cercare di sbagliare il meno possibile, perché appena sbagli, loro come ho detto prima hanno grandi giocatori tecnici, e quindi devi curare i dettagli, devi cercare di essere concentrato da inizio alla fine e sperare che vada tutto bene.